Buonasera. Eh, prendiamo a rifugio nel terzo dei gioielli. Namo guru, bien, namo budaya, namo dharmaya, namo sangaya. Namo guru, bien, namo budaya, namo dharmaya, namo sangaya. नमो गुरु नमो बुद्धाया नमो धर्माया नमो संजाय नमो त्रीराधनाय संज्ञा चुदे छो नामला चंचो बोदनी खजु छे डी जेजो पोनाखे त्रोला पर्चे संज्ञा तुपाशो Sange Chodan Sonki Chonam La Chan Chum Bardu Dani Kya Suchi Dange Jizongi Pesonanki Drola Parche Sange Drupal Shu Nocho Sampo Pagyo Tashi Pa Tu Chata Pehete La Yagoda Pandela me shapla so adem. Oma Sumati muni karma. Ota vardan eşbağra başaman ya sarvasi dihum, Om dihum, Om guru buda sidi hum Om oh, guru buda sidi hum Om oh, guru buda sidi hum Om guru buda hum eh, Ey yaralam bam, ey eh, yar, bam, ey eh, bam, shude, shude, 树得树得树啊，巴勒贝玛 jungle，巴勒贝玛 serpent，巴勒贝玛 nopo，巴勒贝玛 marpo，巴勒贝玛 carpo，哦嘛。 trari, oh, trari, reele na zo doje danguri, trali na ho, ho, pu sar po hum, le doje pe ma mar ha, oh, le ko ho Oh lance d'orge ah mace <isma> d'orge undorge mi dorge, tra nor vuringendorge renato d'orge toy ondorge oh mamogaside hum oh mamogaside hum O mamogaside hum

Om mani pemeh ho ho mani pemeh ho li ho mani pemeh ho li om mani pemeh ho om mani pemeh ho om mani pemeh ho mom mani pemeh ho om mani pemeh ho o ma sukahum o ma sukahum o ma hum, o ma sukahum o ma sukahum o me hum o

Donan e sondak an gavet so, da, sepet e c'hiñ Norbu batsoch an bat a c'hiñ la me c'hiñ Ni mobdele, sendele, ni me gouñ an delezh si, Ni c'het taklo pe, kontiozh an suing con gioie nodruzo con sui hihitashishou all'alba al tramonto la notte e durante il giorno possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni possono aiutarci a ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio Bene, questo è un breve video <ride> su come si può praticare eh, eh, tutta la sequenza dell'autoguarigione naso, in, in cui eh, quando non si ha tempo e eh, fare in modo più approfondito, in modo più dettagliato, e in modo più eh, lungo, diciamo, in una forma più, eh, più pratica anche quando si guida l'automobile, si può benissimo fare questa pratica di eh, rigenerazione interiore, una meditazione che proviene da Buddha, se chiama del Buddha storico, che è stata tramandata fino ai nostri giorni, tramite il nostro guru, la dice la Magancherimpo, cioè in cui c'è la tradizione in nato, in cui porta questo insegnamento a disposizione delle persone per la propria pace interiore, per curare anche le malattie, perché con la pace interiore e con l'equilibrio psicofisico e mentale si eh, risolvono tante problematiche che eh, spesso noi riscontriamo nella nostra vita proprio per motivi di squilibri di eh, negatività che creano poi situazioni eh, di malattia. Quindi eh, è una toccasana naturale in cui eh, si può avere questo risvolto anche dal punto di vista pratico della vita quotidiana e anche, nello stesso tempo, fa parte del nostro risveglio interiore del, della nostra natura più profonda, che, eh, in cui veniamo a contatto e cui nutriamo, perché abbiamo anche una natura profonda che va nutrita se la dimentichiamo in qualche modo ci chiederà da mangiare, diciamo, un nutrimento che è, è importante per eh, l'equilibrio nella nostra vita. E molte situazioni di disagio e di, di stress vengono create proprio per mancanza di questo contatto con la nostra natura profonda, con i nostri valori più importanti che ci, accomun che ci accomunano con. Con tutti gli esseri senzienti che ci sono su questo pianeta. Eh, quindi, ehm, non ho altro da dire come piccola presentazione che mi hanno chiesto anche in diverse persone per capire un pochettino, chiaramente per capire a fondo una cosa così tanto importante, tanto, eh, tanto di un significato molto profondo, ci vuole. Eh, un'analisi, una ricerca, uno studio. Quello che viene fatto nel prossimo fine settimana è un'analisi molto sommaria su quello che è l'insegnamento, su quello che ci sono anche i testi dell'autoguarigione tantrica, Adesso cercheremo di leggere qualche cosa e di capire un pochettino di più questa grande, grande pratica che è collegata al sentiero eh, della realizzazione yogica del sentiero Vajrayana quindi è qualcosa di molto profondo molto importante in cui bisogna anche avere della conoscenza filosofica per comprenderlo appieno quindi eh, appassionandosi al sentiero del Dharma eh, si può andare e comprendere sempre di più gli argomenti eh, che, che comportano questa questo sentiero di trasformare le proprie emozioni e renderle amiche. Quindi, eh, Belvedere Langhe, 30 giugno, sabato pomeriggio e più tutta domenica, primo ottobre. Quindi venite con piacere, io vi accolgo qui nel Centro Teccio Sami Menceli di Belvedere Langhe e poi ci sono anche i programmi settimanali che conduco io, con, con anche dei maestri che vengono qui ospiti per fare delle cerimonie, per dare insegnamenti, quindi tutti sono benvenuti eh, a rompere il ghiaccio con, con questo mondo nuovo che può essere anche un mondo di, di bellezza che, che può risvegliare la nostra bellezza interiore, la nostra possibilità di avere eh, una riserva positiva da coltivare e ampliare nella nostra vita quotidiana. Un caro abbraccio da Maria Rosa Bersanetti, centro buddista di Belvedere Lange, Techo Samni Menchurin. Un caro abbraccio e vi aspetto a braccia aperte. Avvisate però, sono arrivate all'improvviso, che quindi vi accolgo il meglio che posso con tutto il mio grande, eh, eh, grande amore che ho per le persone. Ciao ciao!